emozioni sempre con te. Bentrovati in una nuova puntata di GAM direttamente dal Music Day di Roma. È con estremo piacere che vi presento l'ospite di oggi. Pensate ragazzi, un autore con una carriera davvero formidabile, il maestro Fabio Frizzi. Buongiorno a tutti. Maestro, oggi al Music Day le ha presentato il cofanetto che racchiude tutta la colonna sonora di Fantozzi, del primo e del secondo film. E questo film, questo lavoro ha segnato una svolta per lei. Cos'è successo da qui in avanti? Diciamo che io dico sempre, anche nel mio spettacolo, racconto che questo è stato il momento in cui ho capito che questa vita poteva diventare la mia vita di lavoro. Nel senso che sì, quando si è ragazzi si... uno ce la mette tutta, i gruppi, le cose eccetera, però poi arriva il momento in cui senti che qualcosa è cambiato. Ecco, per me quel qualcosa è successo col primo dei due Fantozzi. E volevo chiederle invece, qual è il segreto perché una colonna sonora calzi ad un film proprio come un vestito? Che lavoro c'è dietro tutto questo? Io credo che, come probabilmente direbbero i vecchi operatori del vecchio cinema, perché il cinema italiano ha avuto pagine incredibili, io sono arrivato un po' a cavallo, nel senso che ho cominciato a lavorare negli anni 70, venivamo da anni 60 straordinari, 50-60 straordinari, poi pian piano il cinema è andato un po' morendo. La cosa importante è conoscere il prodotto a menadito, cioè non solo leggere la sceneggiatura ma impararlo a memoria e come in una seduta di psicanalisi, come dire, diventare un tutt'uno col progetto. In pratica quello che ci si chiede, che credo sia l'unico modo, è quello di interpretare con la sensibilità che abbiamo, che ogni musicista da film deve avere, di interpretare e di rileggere quello che c'è sull'immagine. Il tutto coniugato con l'idea centrale che il regista ha del progetto. Durante la conferenza qui al Music Day lei ha raccontato degli aneddoti relativi appunto alla colonna sonora di Fantozzi con Paolo Villaggio, quando voi componevate insieme i testi. Sì, raccontavo che insomma ci sono stati momenti di grande aggregazione, perché comunque, e questo è un dato che bisogna sempre ricordare, il vero appassionato di cinema, a parte gli appassionati i fruitori, ma coloro che fanno questo lavoro, più che cinema direi musica e immagine, sono spesso tutti malati di questo lavoro, quindi anche un vecchio sceneggiatore, un vecchio maestro, un vecchio regista, un vecchio attore, non è che lo fanno, sì certo è una professione come dicevo prima, per andare a comprare il pane ci vogliono dei soldini, ma fondamentalmente nel momento creativo siamo un po' tutti nella stessa barca e tutti cerchiamo di dare il nostro, quindi anche benvenuti De Bernardi, Salce, Paolo, in quel momento Paolo Villaggio, in quel momento erano nella barca con noi e ci si divertiva come se fossimo veramente amici da sempre. Mi ha incuriosita, cosa significa musica per immagini? Diciamo musica per immagini è il mio undicesimo comandamento. Io che avevo tante idee da ragazzo, pop, rock, sinfonico, tante cose, un giorno ho capito che quello che mi piaceva di più era mettere al servizio di questo lavoro, del lavoro musica immagine, la mia sensibilità. Sono una persona che ha sempre avuto una grande emotività nei confronti proprio dell'espressione artistica. Credo che siano come delle missioni. La musica oggi più che mai, poi io sono nato musicalmente negli anni 70, oggi siamo nel 2013, sempre di più c'è questo link diretto fra l'immagine, parliamo di pubblicità, parliamo di comunicazione in generale, è fondamentale avere un atteggiamento come dire, assolutamente umile ma anche come, libero. Cito una cosa che ho fatto in questi giorni per dare anche una contemporaneità. L'altra settimana, insomma pochi giorni fa, è uscita una campagna dell'ONU che riguarda una festa del 21 di marzo, una nuova festa dell'ONU che riguarda le foreste. L'art director, un italiano, mi ha chiamato e mi ha chiesto, era un minuto su questo spot, importante perché devi dare un messaggio. Mi ha dato anche un elemento identificativo della musica. Io mi sono messo lì, come al solito mi sono lasciato andare e dopo un quarto d'ora è nata una cosa. Dicono che sia molto bella, più che altro perché racconta quello che le immagini raccontano.
quindi un collegamento proprio diretto. Diretto, e la cosa bella è riuscire a far sì che l'emozione che tu provi dentro il tuo stomaco quando vedi una cosa si trascriva in qualche modo in note musicali. Immediatamente. Noi di Gamma, di Giappone Animato Magazine, ci occupiamo di sigle TV relative anche ai cartoni animati. E se le parlo di God Sigma, lei cosa mi risponde? Mi potrei commuovere, perché in realtà God Sigma è stata una delle pochissime esperienze che ho avuto in quel settore. E devo dire, insomma, fu... ancora oggi quando lo ascolto non è male, tra l'altro, quel pezzo, e insomma ho fatto anche un programma sulle sigle musicali e molta gente mi ha detto: ma è vero che l'hai fatta tu con Sigma? Ma è vero, insomma, no, una bellissima esperienza, un ricordo bellissimo. E secondo lei quali qualità dovrebbe avere un compositore oggi? Oggi ci sono compositori fortissimi, perché la tecnica in tutti i campi dell'arte è stata spinta al massimo. Per capirci, oggi se un chitarrista studia un brano lo trova su YouTube in tutti i modi, può studiarlo, può approfondirlo. Quando eravamo ragazzini noi era dura, dovevamo andarci a cercare i testi, lavorare su. Quindi oggi è tutto, virgolettato, più semplice. Però il grande equivoco è che la semplicità equivalga alla qualità, non è vero. Per poter fare il compositore, poi in particolare da musica da film o da... io ho fatto tanti balletti, cioè da immagine che dite, bisogna avere comunque l'umiltà di crescere lentamente. Allora, molti ragazzi hanno delle doti espressive, devono però non avere fretta. La qualità, secondo me, viene col tempo, viene con l'esperienza, viene con i primi capelli bianchi, forse. Io ce n'ho mai tanti, quindi. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato. Noi siamo stati veramente onorati di poter ospitare nella nostra puntata di GAM, e le lascio salutare i nostri telespettatori. Beh, ragazzi, mi raccomando, andate sempre al cinema, come direbbero i miei amici editori: comprate i dischi anche su iTunes, ma comprateli. Grazie di tutto e a presto.